a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica gonna tubino o copricostume che ho deciso di chiamare spuma di champagne. Sì, lo so, non mi vedete la testa, ma volevo che l'attenzione fosse concentrata sulla gonna e quindi ho abbassato la telecamera per inquadrare bene lei. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della DMC Linea Natura, che se ricorderete abbiamo già utilizzato per creare una maglia, che io voglio fare coordinato maglia e gonna, e quindi ho utilizzato lo stesso filato e lo stesso colore. Questo filato vi ricordo che è da 50 grammi, misura 155 metri. Per poter realizzare la gonna io ho utilizzato 150 grammi, per una taglia M vi consiglio 200 grammi, per una taglia L 250 grammi, e io ho lavorato con l'uncinetto del 3,5. Naturalmente se non volete farla corta ma volete farla lunga, che arrivi diciamo fino alle caviglie, vi consiglio di andare ad aumentare il filato di altri 100 grammi, sia se siate taglia S, M o L, quindi rispetto a quello che ho detto prima andate ad aumentare di 100 grammi. Voglio farvi vedere altri due colori presenti sul sito sempre del filato Natura, che sono questo che ha delle sfumature gialle molto carine e questo che ha un colore veramente perfetto per essere una gonna da utilizzare quando si va in spiaggia e quindi come copricostume. Io lo adoro questo colore, però come vi ho detto io volevo fare un coordinato e quindi sono andata a usare il colore che avevo già utilizzato. Comunque sul sito trovate il mio colore e anche gli altri colori ancora a disposizione. Per quanto riguarda il motivo che ho utilizzato, ho scelto qualcosa ad onde, quindi abbiamo la parte delle strisce più forate e delle strisce molto più coprenti, per questo è perfetto anche per essere indossata come un copricostume. Sono 6 giri che vanno sempre ripetuti, è un motivo molto semplice e molto carino da realizzare, e quindi come gonna lunga verrebbe perfetta. Io non sono molto amante delle gonne lunghe, preferisco comunque le minigonne, quindi per questo l'ho lasciata di questa lunghezza. Detto ciò, spero che anche questa creazione, semplice creazione, vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando come sempre mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra gonna io ho utilizzato il filato della DMC Linea Natura. Questa è la gonna e il colore che ho usato io, e vi farò vedere come realizzare il motivo, però nel campione che andremo a fare ho deciso di utilizzare questo bianco in modo tale da poter vedere meglio la lavorazione e di lavorare su un piccolo campione. Vi dico già che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4 e che io ho montato lavorando con l'uncinetto del 3,5 164 catenelle, quindi mi raccomando, per chi è una taglia M e una taglia L, ma anche per chi è taglia S e deve capire quante catenelle andare a mettere, dovete misurarvi in questo caso la circonferenza dei vostri fianchi, perché è una gonna, quindi non la vita, non il seno, ma la circonferenza dei fianchi, per poter far passare la gonna, quindi quando la infilate. Quindi mi raccomando, se voi di fianchi siete circa 92 centimetri, le catenelle che dovete montare montate almeno di 93 centimetri, un centimetro in più, in modo da poter indossarla gonna senza rischiare di romperla. Detto ciò, quindi io ho montato 164 catenelle per realizzare la gonna, mentre nel campione ho montato 40 catenelle, appunto multiplo di 4. Per una taglia M secondo me vanno comunque montati almeno diciamo 6 se non anche 8 motivi in più. Stessa cosa per una taglia L, dovete aumentare almeno di 12, 13, 14 motivi, vedete voi comunque in base alla circonferenza dei vostri fianchi. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare: mi alzo con una catenella, rientro dentro la prima maglia di base, vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e ricomincio da capo andando a fare una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Devo fare questo per tutto il giro, quindi sempre 5 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Continuo così, vi farò vedere come terminare il giro e come poi iniziare il secondo.
sto per terminare il giro, per evitare poi di fare delle maglie bassissime che ci faranno vedere l'inizio e il fine del giro in maniera un po' brutta, andiamo a fare in questa maniera. Per chiudere il giro andiamo a fare 2 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale e faccio una maglia alta. In questo modo adesso possiamo iniziare a fare il secondo giro. Rientro dentro, quindi all'archetto che ho formato, quindi qui vado a fare una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Anche in questo caso vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo. Mi raccomando, quindi 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Ok, sto per terminare anche il secondo giro e anche questa volta per chiudere il giro andremo a fare invece di 5 catenelle, 2 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. Terzo giro, vado a fare una maglia bassa all'interno dell'archetto. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e vado a realizzare una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro, quindi 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così, vi farò vedere come terminare anche il nostro terzo giro e iniziare il quarto. Ok, stiamo terminando anche il terzo giro, abbiamo fatto le 3 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima per chiudere il giro. A questo punto possiamo iniziare il nostro quarto giro. Entriamo nell'archetto successivo, quindi facciamo una maglia bassissima e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare 2 maglie alte, una e due. Vado nell'archetto successivo e ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto di 3 catenelle successive, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, rientro 2 maglie alte, una, due. Di nuovo vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, due. Facciamo un'ultima volta insieme, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una e due. E continuo così quindi per tutto il mio quarto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quinto. Sto terminando il quarto giro, ho fatto le ultime 2 maglie, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo fare il nostro quinto giro. Con una maglia bassissima entriamo nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, rientro sempre nel stesso archetto e vado a fare una maglia bassa. E si ricomincia da capo, quindi prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle, quella che si trova tra la maglia bassa e le 2 maglie alte, e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 catenelle di separazione. 1 e 2, rientro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. E di nuovo prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia bassa. Ripetiamo un'ultima volta insieme. Vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte. 2 catenelle, rientro maglia bassa.
Devo fare questo per tutto il quinto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il nostro sesto e ultimo giro. Sto per terminare quindi il quinto giro, ho fatto la maglia bassa, vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima per chiudere la lavorazione. E adesso andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro. Con delle maglie bassissime andiamo dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle. Prendo il filo, rientro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, una e due. Quindi l'avete capito, stiamo rifacendo il quarto giro. Quindi, come abbiamo fatto il quarto giro, facciamo anche il sesto. Andiamo di nuovo nell'archetto successivo di 2 catenelle, andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte, una, due. Ancora insieme. Archetto successivo di 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una e due. E andiamo avanti così, quindi per tutto il sesto e ultimo giro. Una volta terminato, vi farò vedere soltanto un attimo come rifare il primo giro, siccome abbiamo una base diversa, qui avevamo le catenelle, qui invece abbiamo la lavorazione. Quindi procedo ancora a lavorare il sesto giro, vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare poi col primo. Quindi sto terminando il sesto e ultimo giro, ho fatto le maglie alte, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Adesso, come vi ho detto, dobbiamo tornare a fare il primo giro perché vedete abbiamo qui come si alterna le strisce di archetti con le strisce di lavorazione. Quindi andiamo a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di 2 catenelle, ci alziamo con una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3. 4 e 5, andiamo nell'archetto successivo di 2 catenelle e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, andiamo nell'archetto successivo di 2 catenelle e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, di nuovo archetto successivo, maglia bassa. Quindi dobbiamo fare questo per tutto il nostro per tutta la nostra lunghezza della gonna. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto questi 6 giri e poi andremo a fare vedere come chiudere la gonna. Una semplice striscia di catenelle, vi dirò quante catenelle ho montato io per poter appunto legare la gonna poi in vita. Allora, io ho ripetuto il mio motivo per 8 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e alla fine sono andata a fare una striscia di 200 catenelle che ho fatto passare lungo il primo giro. Che vedete le catenelle iniziali sono qua sopra e ho fatto passare quindi la striscia di catenelle per poter fermare la mia gonna con un fiocco, quindi senza elastico, senza niente. Sapete che io non amo gli elastici e quindi possiamo dire che la nostra gonna è terminata.